Domenica di Pentecoste, dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatté impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare della propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». La stupenda pagina degli Atti che ci narra la Pentecoste è una pagina che segna l'inizio della storia della Chiesa, potremmo dire. È interessante rilevare come lo Spirito trasforma le persone da persone impaurite, che si erano ritirate per paura dopo quello che era stata la conclusione della storia di Gesù, la crocifissione, e da gente che ha paura, gente che teme, lo Spirito li rende come testimoni consapevoli e coraggiosi. E qui c'è una consapevolezza e un coraggio che è proprio frutto dello Spirito. E vedremo che le prime comunità cristiane ci presenteranno figure di credenti che arriveranno anche fino al martirio, proprio perché testimoni consapevoli e coraggiosi. Altra osservazione sul testo che è stato letto è questa: lo Spirito è dato non ad alcuni, ma a tutta la comunità. E qui il testo ci provoca. Se lo Spirito è donato a tutta la comunità, vuol dire che perché lo Spirito operi in pienezza, serve che ciascuno metta a servizio degli altri il dono dello Spirito ricevuto. Ed è proprio lo Spirito che sottrae il gruppo e lo rende comunità aperta. Effetto appunto del dono dello Spirito è di chiudere ogni realtà, di aprire ogni realtà chiusa e di far sì che la lieta notizia vada da una realtà chiusa e arrivi a coinvolgere tutto. Lo Spirito apre alla pluralità dei linguaggi e a modalità di comunicazioni capaci di interpretare mondi, realtà, universi diversi. È interessante quella sottolineatura che abbiamo sentito, e cioè che dopo la discesa dello Spirito Santo si dice tutti li sentono parlare nella propria lingua. E qui almeno due osservazioni. L'annuncio va fatto in modo tale che colui che lo riceve lo possa ricevere nella sua lingua, che vuol dire costume, ambiente, cultura, contesto. Non esiste una superlingua dello Spirito. Lo Spirito è fatto da tante lingue perché deve e vuole arrivare ovunque. La seconda osservazione è che nessuno
può ritenersi proprietario della lingua dello Spirito, se posso esprimermi così. In ogni lingua il dono dello Spirito è presente e chiede di essere riconosciuto. Quante volte il nostro parlare è un parlare che diventa un parlare, parlarsi addosso e non un proporre una realtà che può essere accolta perché ha presente il proprio destinatario. E allora lo Spirito invita a chiudere ogni pretesa di monopolio della verità, toglierla e spalancarla verso tutti. E la certezza che il protagonista sia lo Spirito vuol dire anche in un certo modo relativizzare la presunta efficacia unicamente delle nostre opere. Noi dovremmo raccontare ciò che Dio ha fatto e ciò che lo Spirito fa e anche come e quando lo Spirito ci interpella per andare oltre. Le nostre comunità non possono pretendere di avere il dono dello Spirito in esclusiva. Hanno il dono dello Spirito che li invita ad uscire, ad andare agli altri. Solo così quel dono diventa pienezza e diventa provocazione. La domanda allora che oggi ci possiamo porre è: questo Spirito, attraverso i credenti, come può raggiungere tutti quelli che attendono questa lieta notizia? Se lo Spirito è per tutti, perché si continua molto spesso a fare una proposta che sembra più per circoli ristretti e con linguaggi che molte persone non comprendono? Credo che la realtà ultima dello Spirito sia chiudere ogni pretesa di avere in mano la verità e apra su orizzonti nuovi. E la scommessa della novità è una scommessa davvero coinvolgente. Come i primi discepoli, i primi missionari andarono e trovarono realtà nuove, così il credente di oggi o comunque le comunità di oggi sono invitate ad uscire dalle proprie sacrestie, se possiamo dire così, e incamminarsi per le strade del mondo. Poi a un certo punto dovranno sentire anche l'esigenza, come abbiamo già detto nelle altre domeniche, di ritornare un po' nella propria comunità e raccontare ciò che di bello, ciò che di positivo ha fatto lo Spirito. Raccontare ciò che non va, raccontare che il mondo è perverso, raccontare che ovunque c'è male, non è certamente opera dello Spirito. Lo Spirito è novità, lo Spirito è bellezza, lo Spirito è bontà.